La conferenza è focalizzata sulla prossima approvazione della risoluzione dell'ONU lunedì prossimo a New York per invocare, il termine forse giusto, una tregua olimpica in occasione dei Giochi di Rio. È storia millenaria, nel 700 a.C., nella prima edizione dei Giochi Olimpici, fu anche la proclamazione di questa tregua, che fu rispettata per 11 secoli. In quest'epoca, l'era moderna, in solo 100 anni non è la tregua che ha fermato le Olimpiadi, ma le Olimpiadi che hanno fermato i giochi. Continuiamo, io immagino che questa risoluzione sarà all'unanimità. Ho anticipato qui parte del mio intervento all'ONU, spero che alla dichiarazione di tregua e all'approvazione faccia seguito, come dire, qui ho detto, se anche solo un'arma si abbassa per non sparare un colpo, è già un successo ottenuto.